Oktoberfest qui a Roma. Questo significa che non bisogna andare per forza a Monaco per un'atmosfera di festa. Certo, stiamo portando appunto l'Oktoberfest qui a Roma. Siamo alla terza edizione, siamo qui all'Ippodromo delle Capannelle fino al 20 ottobre con grossa affluenza. Vediamo già dall'altro anno a quest'anno ci abbiamo il doppio delle presenze. Sappiamo già che lei insieme all'organizzazione sta organizzando anche altri eventi. Vogliamo già dare un accenno di quello che saranno i prossimi eventi? Abbiamo appunto l'Oktoberfest, come diciamo prima, e proseguiamo con la quarta edizione della Festa del Cioccolato. Dopo il grande successo dell'altro anno di oltre 50.000 visitatori in 5 giorni, quest'anno siamo alla quarta edizione con tante novità inerenti appunto alla Festa del Cioccolato. Dopo il cioccolato probabilmente ci sarà la Sagra del Porcino, dopo la Sagra del Porcino praticamente ci sarà un mercatino appunto in occasione delle festività natalizie, e dopo vorremmo organizzare un capodanno sempre qui alla terza struttura che può ospitare circa 2.000 persone. Tutto naturalmente consultabile sul sito internet, vogliamo ricordare quale? Sì, il sito del www.oktoberfestcapannelle.it, dove appunto c'è anche un link dove si può iscrivere per partecipare alla Miss Oktoberfest 2012. Quindi non ci resta che invogliare il pubblico di ZTL, non solo, a venire qui all'Ippodromo delle Capannelle. Venire a Capannelle, perché Capannelle praticamente è un posto dove praticamente non si paga il biglietto, l'ingresso è gratuito, abbiamo un 70% dell'aria coperta, anche se c'è il maltempo si può passare una giornata diversa, tranquilla, assaporare o degustare i prodotti tipici bavaresi, perché la nostra cucina o l'Oktoberfest, come già tutti sanno, il prodotto tipico è il goulash, i Jussel praticamente bianchi e rossi, le salsicce, tutti i prodotti che arrivano direttamente dalla Germania. E naturalmente non possono mancare le due sorelle, delle sei sorelle, le due birre che sono la Spaten e la Löwenbräu. Noi la ringraziamo e saremo ancora ospiti suoi. Grazie. E dell'Ippodromo. Grazie a voi e un saluto a tutti i telespettatori della ZTL. Buonasera a tutti, vi aspettiamo numerosi qui all'Ippodromo delle Capannelle. Serata romana in memoria del Sitch, con tanti amici, tutti che sono venuti volentieri in tributo di un grande pilota. Abbiamo deciso di organizzare infatti sta serata perché, o meglio, l'hanno organizzato loro di Eventi di Roma, perché dicevano che a Roma non abbiamo mai fatto nessun evento, si sono lamentati del fatto li fate tutti a Milano, a Rizzone, venite giù un po' anche da noi, allora abbiamo deciso di farne uno qua. Comunque Roma ha risposto in maniera positiva, anche se diciamo... Sì, loro sì, molto bene, sì, gli organizzatori anche. Vuol dire che Simoncelli, nel cuore della popolazione in generale, è rimasto nel cuore di tutti. Così sembra, sì. Non solo il tuo. Ah, sì, così sembra, infatti. Questa è la dimostrazione che lui, anche se purtroppo è venuto a mancare, è sempre in mezzo a noi. Speriamo che non vada a sciamare col tempo questa cosa. Anche a te, ma cazzo mi passavi sempre. Sì. Dio, che botta. Non l'avevi ancora vista? No, non l'avevo vista ancora. Nell'intervista a caldo, Barberà ha detto che vi avevi aperto una gamba per... Sì, non credo la sua sorella ha aperto. Anche Maurizio Battista presente a questa serata in memoria di Simoncelli. Vabbè, non si può non esserci, la motivazione è alta, ha sensibilizzato tutti,
anche per come è successo. Eccoci qua, presenti nei secoli fedeli, come si dice. E vediamo che Roma, anche in se c'è la partita Juve-Roma, ha risposto alla grande all'appello del papà. Certo, se non c'era la Roma era meglio, e visto il risultato, secondo me se non c'era proprio la Roma era proprio meglio. Però vabbè, siamo qua, se noi facciamo il nostro meglio, o so 1000, o so 2000, o so 100, quello famo. Il tuo spettacolo sarà, lo sai che sarà visto anche da lui lassù? Speriamo, speriamo, io faccio cose sempre con grande cuore e sentimento. Penso sempre che mi vede mia madre dall'alto, se c'è pure Marco Simoncelli insieme. È una bella compagnia, viceversa. E noi ti ringraziamo per la disponibilità. A voi, un abbraccio a tutti. Come pensate di tornare a galla? L'ha detto veramente! Che quello che io te la rispondo, dice no, stiamo facendo delle promozioni, che promozione è? Paghi solo quando scendi. Che fa che te risponde? È indifendibile, non si può difendere uno come Schettino. Io ho dei parenti a Londra se c'è un, che ne so, in mezzo al traffico, due inglesi magari si fanno una storta con la macchina, lo sapete come si rispondono? Io Schettino. Cioè per loro hanno sostituito Giuda o bastardo con Schettino, un danno d'immagine a livello mondiale senza precedenti, per far figo che la mordava col braccio alle fuori, te faccio vedere che manovra fa. Tu sei un deficiente, sei, tu sei un deficiente, hai fatto 30 morti. Vado? Anche Antonio Giuliani presente a questa serata in memoria del Sitch. Sì, è nata tutta questa cosa un paio di mesi fa, quando mi ha chiamato l'organizzatore, insomma, ho subito aderito, anche perché essendo poi romano, facendo questa cosa per la prima volta a Roma, devo dire che non potevo dire di no. Poi insomma ho avuto la possibilità di conoscere Marco in un'altra serata, 2 anni prima, insomma, si capiva subito che era un ragazzo veramente tranquillo, sereno. Insomma è stata una cosa che ha colpito veramente tutti quanti noi, e non potevamo non mancare, non essere qui per dare una mano, un aiuto all'associazione poi di Marco Simoncelli, curata dal papà. Ecco, io insomma poi il grande esempio che ha dato il papà di Marco, la grande eleganza dopo insomma un dolore così grande, poter sfruttare il dolore per poi cercare di aiutare altri, questa credo che sia una cosa meravigliosa, veramente una cosa che mi ha colpito molto, l'atteggiamento della famiglia subito dopo l'incidente. Anche se non era un pilota romano, sì, però Roma ha risposto alla grande a questo appello della famiglia Simoncelli. Sì, sicuramente, come dicevo prima, è stata una... sai, quando si viene a sapere che è scomparsa magari una persona, in questo caso è nota a livello nazionale, c'è sempre giustamente un po', no? Di malumore, di malessere da parte della gente, però Marco è stato poi ripreso in video, quindi da 3-4 angolazioni a rallentatore, quindi quell'immagine ha colpito ancora di più, è rimasta veramente in testa. Devo dire che Roma ha risposto bene nonostante tutto. Stasera Roma è deserta, perché essendoci una partita di cartello Juventus-Roma, e purtroppo poi insomma da una bella cosa a un'altra negativa, che è quella insomma del risultato del primo tempo della Roma, la Juventus che vince 3-0, dopo 16 minuti stavano 2-0, quindi diciamo più che una partita di cartello, il cartello ha preso la Roma, cioè proprio manca, ha visto proprio, cioè ha preso pieno il cartello, e purtroppo è così. Però pensiamo alla serata, insomma questo è il calcio, poi domani è già passata, e questa invece è una cosa che rimane, e l'aiuto a questa associazione credo che insomma poi si prolungherà con il tempo. Applaudono per pietà, per non darceli in faccia. Ma tanto a me, ma te che ti sei messo a girare col bastone? Mi sono messo tutto. Che pensi... Ma il suocero del dottor House. Mi sono pure truccati i capelli con sto pianto. Non potevamo non esimerci di essere qua questa sera, nonostante Juve e Roma, per cui stiamo seguendo in diretta la cosa, a parte gli scherzi. Siamo qua in questa stupenda manifestazione in memoria di una grande persona, e a sostegno nel ricordarlo con grande entusiasmo, un grande sorriso come lui ci regalava sempre, e noi e tutta Roma insomma stasera
sarà una serata da ricordare. Speriamo che continuino ad essercene altri. Siamo io e Mariano, tra un po' saliremo sul palco, emozionati. La gente ha risposto con grande entusiasmo, insomma, complimenti agli organizzatori. Come con un compagno del genere? Sì, è un compagno del genere, siamo 20 anni che lavoriamo insieme, quest'anno abbiamo festeggiato il 20° del nostro duo. Abbiamo nuove prospettive, stiamo per portare una sitcom su Italia 1 di nostra ideazione e interpretazione, speriamo bene, ma intanto questa sera era importante perché il Sitch era un ragazzo, insomma, che anche non conoscendolo personalmente, insomma, si faceva amare molto. Era veramente una grande perdita, insomma, pur non conoscendolo, pensate. Gentili amici di Capannelle, fate un grande applauso, ancora il grande Sitch, e non ci prendono più, non ci prendono più Capannelle, è il Sitch che sta vincendo ancora una volta. Dai, dai ragazzi, dai. Scusate il fiatone. Respiro. E che sono bagnati la sciocchezza, rinfresco. La porchetta ripiena di cinghiale, allora mi rimasta. Però buona, basta. Soprattutto dopo, quando l'ho voluto alleggerire, ci ho messo una sparpata di sugna. Andate che era. Io sono doppiamente contento perché lui era un mio fan di quando facevo Antonio Cassano. Tanto che venne ospite in una nostra trasmissione e io andavo là per chiedergli la foto, quelle cose belle, no? E invece è lui che mi ha chiesto a me. E quindi sono doppiamente contento perché il Sitch era il Sitch, ma poi questa nobile iniziativa per la sua associazione, siamo qua e ho visto pure la fidanzata, ci siamo pure commossi. Però sono cose belle e sono contento che lui era veramente matto scatenato, fidatevi, è contento questa sera, quindi facciamo quello che possiamo. Il tempo regge, anzi pure troppo, perché va a 38 gradi, fa un caldo assurdo, però fra poco saliremo sul palco e per il Sitch questo ed altro. Come hai detto tu, tanti amici in onore di una persona, anche se non romana, però unica nel suo genere. Ragazzi, di che stiamo parlando? Mo, scherzi a parte, romano o non romano, era un simbolo per tutti quanti, ma soprattutto per i ragazzi della sua età. Perché genio e sregolatezza, come sempre, no? Io ricordo il giorno dell'incidente le parole di Valentino Rossi, suo grande amico, che diceva, ma noi lo sappiamo che può succedere. Purtroppo è successo e stiamo parlando di una persona meravigliosa, se no ricordatevi che se non sei meraviglioso veramente, qua non ci viene nessuno. Perciò se siamo tutti qua in un giorno particolare è importante questo qua, vuol dire che ha lasciato un buon ricordo e che sarà eterno, perciò pure che è romano nel cuore. Switch up. Switch up. Lock, sunk in your bedrock, caught up in your love shot.